Comincia a prendere forma il polo centrale italiano dell'aerospazio, dove confluiscono imprese, centri di ricerca ed enti pubblici per un settore che potrebbe cambiare il volto di Torino, da città dell'auto a città dell'aerospazio. Appunto, già oggi sono 35.000 gli occupati per un fatturato di 8 miliardi in crescita. Caterina Cannavà. La prima picconata contro un vecchio edificio per dare il via alla città dell'aerospazio, progetto ambizioso centrale per lo sviluppo del Piemonte nei prossimi decenni. Qui, tra Corso Francia e Corso Marche, una cerimonia unisce istituzioni pubbliche e private, regione, comune, camera di commercio, università, politecnico, associazioni di categoria, industriali, piccole e medie imprese, insieme alle principali aziende del settore aerospaziale. Un investimento da 1 miliardo in 5 anni. In un comparto in fortissima crescita, solo in Piemonte 35.000 occupati che generano un fatturato di 8 miliardi su 450 aziende. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, 30 milioni divisi a metà fra automotive e aerospazio, da lì è partito tutto e oggi si è realizzato questo sogno. Molte delle aziende che lavoravano esclusivamente per l'automotive stanno in parte convergendo sull'aerospazio. Sarà struttura di innovazione e ricerca, di formazione e di eccellenza tecnologica internazionale su 12 sottoprogetti. Il polo centrale italiano dell'aerospazio, cui guardano CNR, governo, imprese, start-up, agenzie spaziali, centri di ricerca. Questo sviluppo che riguarda complessivamente sia la parte satellitare che la parte aeronautica dà soddisfazione. Sarà un hub internazionale per attrarre talenti, per lo sviluppo di tecnologie di frontiera, bellissima iniziativa. Si avvia la rinascita del fabbricato 37, dove sorgeranno i laboratori congiunti Leonardo Politecnico, in cui la più grande industria dell'aerospazio e difesa italiana si mette a disposizione del progetto come partner forte e convinto. Formazione a ogni livello, ricerca applicata, trasferimento tecnologico, generazione di start-up per alimentare un ecosistema che nell'aerospazio a Torino è una specie di capitale. Per reinventare l'economia il futuro riparte, come sempre, dall'innovazione.